Carissimo socio, si conclude un altro anno ricco di soddisfazioni per Confagricoltura Brescia, la nostra organizzazione che rappresento come presidente da poche settimane. In una fase complessa per il nostro settore primario abbiamo portato la nostra voce, la vostra voce, là dove vengono prese le decisioni fondamentali, a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee, dove dialoghiamo con i rappresentanti politici e ci scontriamo quotidianamente con le lobby che contestano in modo ideologico il nostro lavoro. A Roma, dove ci aspettiamo che possa essere formulato finalmente un piano strategico per lo sviluppo del sistema agroalimentare nazionale. A Milano con la nuova giunta regionale e sul territorio bresciano con i sindaci e gli amministratori dei nostri comuni. Ora si apre un altro anno altrettanto importante e ricco di sfide. Penso soprattutto ai negoziati in corso per la definizione della nuova politica agricola comune, uno strumento necessario per la sopravvivenza dell'intero settore primario. La PAC non deve essere una forma di assistenzialismo, ma un contributo per premiare le vere imprese che vogliono investire, portare sviluppo e portare lavoro. Un'altra sfida fondamentale è la creazione delle filiere agroalimentari, sempre più integrate tra loro, superando le contrapposizioni del passato e guardando all'export. È con queste prospettive che desidero trasmettervi i miei migliori auguri affinché possiate trascorrere con gioia e serenità il periodo delle feste natalizie. Buon Natale e buon anno a tutti!